Come dice la Tiziana Crudeli, Pippo mio, Pippo mio. E sì, ragazzi, il grandissimo Filippo Inzaghi, che prima con il Milan da calciatore, vincendo tanti trofei, e poi proprio ieri sera in casa, battendo 1-0 la Juve Stabia, con ben 7 giornate di anticipo. La sua squadra è già promossa aritmeticamente in Serie A a quota 76 punti con 56 gol fatti e 15 subiti, differenza gol 41, 23 vittorie, 7 pareggi e una sola sconfitta, quindi cammino pressoché perfetto. Complimenti da parte mia al caro Pippo Inzaghi, perché, vabbè, diciamo che io come tifoso principale milanista sono, oltre contento per il risultato sportivo, anche per la persona, proprio perché, insomma, se lo merita tutto e speriamo che la società possa mettergli davanti una rosa per affrontare in maniera tranquilla la Serie A, per cercare ad ottenere quanto prima la salvezza, che ovviamente già per il Benevento la permanenza in Serie A è qualcosa di importante, quindi insomma, speriamo in bene, che dire. Ritroveremo quindi l'anno prossimo sportivo il derby con il Napoli. Bravo Pippo, grazie a tutti voi. Quando mi va, diciamo che oggi ci tenevo a fare questo video sulla promozione sera di Benevento, con cui guardando poi ieri sera anche su Sport Italia. Giustamente i cittadini beneventani non potevano festeggiare in piazza, quindi per le famose vicende di cui sappiamo tutti del coronavirus, e comunque penso che comunque anche nelle case ci sarà chi avrà festeggiato alla propria maniera. Quindi, come sempre, viva il calcio, nel caso specifico, forza Benevento. Quindi forza Pippo mio, Pippo Inzaghi, e alla prossima. Ciao a tutti, buon proseguimento di giornata. Mi trovate sempre qui su YouTube come Nicola De Lucia. Ciao!